Buon salve a tutti ragazzi, sono Caragna e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, in questi giorni sono successe tante cose, sono tornata l'altro ieri a Milano, sono stata 5 giorni a Roma per il roaming, sono stati giorni fantastici, tra l'altro ieri ho anche raggiunto i 100.000 iscritti, quindi tipo, oh mio Dio, troppo bello. Farò un video per tutto, diciamo, per il Romix, farò anche lo speciale 100.000 iscritti, però dovete un po' aspettare perché questi giorni appunto non sono stata a casa a poter fare cose belle. E quindi niente, oggi porto solo un video semplice di Sims 4 perché è da tanto che non esce, se non sbaglio, e registriamo, lasciate il mi piace, così, lasciate il mi piace, se ho 100.000 iscritti, cioè... Ormai, cioè, sono troppo famosa. Basta. Ah sì ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi che se volete provare a vincere The Sims 4 per computer, guardate il video che è uscito l'altro ieri. Comunque vi lascio il link in descrizione. Ed eccoci qui. Allora, ricordiamo che abbiamo diviso le famiglie in due parti, nello scorso episodio abbiamo dedicato un pochino di tempo ai due Termo, oggi andiamo da Dario, che è in questa nuova casa. E seleziono sempre a giocare, che cazzo vuol dire? Non lo so. Ok, allora, siamo nella nuova casa, non l'ho ancora vista molto bene. Allora, qui c'è la camera da letto, ok, e poi però qua c'è solo un letto, quindi ci servirebbe tipo mettere un altro letto. Vabbè, a parte metterci un nuovo letto qui, non ho fatto niente di nuovo, cioè alla fine la casa è già arredata di suo, quindi ci accontentiamo così e va bene. Comunque, allora, cosa possiamo fare in questo episodio? Oh, abbiamo piantato la bacca della mucca. Comunque, oggi volevo fare una cosa che in realtà non avevo mai fatto, ovvero un matrimonio. Cioè, perché tutti mi stanno dicendo, ma perché non fai sposare Ilaria e Dario? Cioè, comunque, pensate, stanno insieme da un sacco di tempo, hanno avuto due figli e non sono ancora sposati. Quindi oggi li voglio fare sposare, però non so come si faccia. Allora, perché viene l'opzione separati? No, per favore, facciamo le cose belle. Dai, proviamo, proponi le nozze, vai. Vediamo cosa succede. Attenzione. Oh, ha detto sì! Che cosa tenera! Wow! Infatti avrei potuto fare qualcosa di un pochino più romantico. Che tutti si fanno i selfie, ma vabbè, lasciamo stare. Wow, si sono fidanzati ufficialmente, perché ancora non lo erano. Fuggi immediatamente con Ilaria. Sposati qui. Ah, ok, no. Ok, allora pianifica l'evento nuziale. Non voglio subito sposarmi, voglio fare una festa. Prima di tutto, vabbè, Gaudenzia. Invitiamo Gaudenzia al matrimonio di Dario. Gli sta proprio bene. Ma invitiamo Chiara. Questi sono. Boh, vabbè, invitiamoli tutti, almeno facciamo un po' di scena. Facciamo la casa, un matrimonio a casa. Ma sì, dai. Oh, wow, che belli, sono cambiati. Oh, là, eccolo qua. Allora, qui è l'arco nuziale, perfetto. Poi, tipo, mi servirebbe un pianoforte. Minchia, se costa. Come sono belli, tutti eleganti. Perché tu non sei elegante? Tu sei elegante così? Bajur, sei serio? Con quelle scarpe rosa? Questo è il tuo vestito elegante, no? Non puoi. Oddio, che brutta che è Chiara vestita così. Lido. Vabbè, cioè, l'audienza è praticamente mezza biotta. Cosa ci si poteva aspettare da una sim creata da Alice? Cazzo, cos'è successo? No. Cos'è successo? No, ragazzi. Che cazzo ho fatto? No, ragazzi, non può succedere questo al matrimonio. Oh, maledizione. No. Ha visto filtrare con Gaudenzia. Non ci posso credere. Che perché stava filtrando con Gaudenzia? No, non è più infuriata. Perché? Perché stanno succedendo queste cose al matrimonio? Smettila di essere imbarazzata, per favore. Ma che dormi? È il tuo matrimonio? Vai a dormire? Ma non ci posso credere. Daniel, non devi andare a dormire, è il tuo fottuto matrimonio. Smettila di fare queste cose. Ecco, adesso stai in mutande, non me lo dire. Perché hai mutande al suo matrimonio? Perché cazzo sei in mutande al matrimonio? No. Non potete andare
adesso in disaccordo, per favore. Ok, allora Dario, sarebbe il caso che tu ti rimetti gli abiti da festa, ecco sì, no, formali. Mario, perché sei vestito così? Guarda com'è elegante il Daniele Simone. No, no, questi vestiti no. Tutto ma non questi vestiti. Oh, grazie. Non andare a dormire di nuovo, devi, tipo... Oddio, che macello. Ti prego, sposiamoci, facciamola finita. Sposati. No, non possiamo più perdere tempo. Vatti a sposare. Ti sposerai con questi vestiti, sì. Questo è completamente distrutto e stanco, ma tu ti devi sposare. Sposatevi! Sì! Attenzione, è il gran momento! Ah, mio Dio, ragazzi, sono emozionatissima! Ok, stanno arrivando tutti quanti gli ospiti. Oh, che cosa romantica! Oh, arrivano tutti? Oh, dai, dai, su, veloci, eh! Vabbè, Dario vestito in queste condizioni è troppo imbarazzante, davvero, non ci posso credere. Allora? Ma quanto ci stanno mettendo? Oh, l'anello! Ci ha messo l'anello! Oh, sì! Oh, ragazzi, questa è un'emozione unica. Dopo, tipo, non so quanto tempo, tutte le hanno passate, ma finalmente si sono sposati. Bello. Ma perché si è rirotto sto... Ma l'avevo appena aggiustato e si è rotto ancora, ma stai scherzando? Ma non ci credo. Ok, allora, basta. Sto frigo fa schifo, quindi lo vendo. Sì, 14.000. Un frigo che costa 14.000. Voglio vedere se si rompe, eh. Porca miseria. Ma non puoi andare a dormire, è il tuo cazzo di matrimonio. Ma perché questo fa i compiti quando c'è il matrimonio? Non ci posso dire. Possiamo finirlo questo matrimonio? Io non ce la faccio più. Mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare di fare il matrimonio a quest'ora? Ma io non stiamo tutti impazzendo. Terminale. Vuoi terminare in anticipo? Sì, terminiamo in anticipo. Wow, ho completato le nozze e ho avuto anche una medaglia d'argento. Perché? Non lo so. Sì, potete tutti andare adesso. È stato un piacere avervi qui con noi. Sì, tutto molto bello. Ora, per favore, andiamo a dormire. Oh mio Dio, Dario, com'è ridotto. Alle 7 del mattino lui va a dormire. E ora deve andare a lavorare, tra l'altro. Ma non partecipare. Sì, beh, Dario, ognuno ha i suoi problemi nella vita. Tu ne hai uno molto grave al momento, che è quello di andare a lavorare subito. Oh, ragazzi, ma questo matrimonio è stato il delirio più totale. Non ci ho più capito un cazzo dopo un po'. Vabbè, che affascinante, però, Dino. Vorrei comprare tipo un oggetto per fargli fare un po' di attività fisica, visto che lui è tipo questo genere di persona. Ma cosa servono due porte? Lo spiegate? Ok, ho fatto un po' di modifiche, ho tolto la seconda porta, che c'è qua, cosa ci facciamo in una porta? Non lo so. Comunque voglio far allenare un pochino Dino, perché lui in teoria è uno sportivo, no? Ha queste... Dov'è che si vedeva? Qua. Sì, è attivo, è estroverso, metabolismo elevato, quindi lo metto lì, lo faccio allenare con questi occhiali da sole fighissimi, cioè guardalo, pronto a far innamorare tutte quante le ragazze. Non cadere però. Pensavo, non so se voi volete però, di aggiungere nuovi sim, ovvero vorrei creare un'altra famiglia perché... Si sente un po' solo, Termo Simone, anche i ragazzi magari vogliono un pochino più di affetto, insomma voglio creare qualcuno con cui farli stare insieme, no? Perché gli altri sim, quelli creati dal gioco stesso, sono un po' strani, a volte spariscono, a volte non ti vogliono. Cos'hai? No, c'è Dario con la febbre, poverino. Bene ragazzi, quindi questo video è tutto, mi raccomando lasciate un mi piace. Abbandoniamo Dario con la febbre. Il prossimo episodio mi sa che lo ritroviamo febbricitante. Mi dispiace, mi dispiace. Vabbè, va bene così. Sono sposati. Ilaria e Dario si sono finalmente sposati. Fatemi sapere se può essere una buona idea aggiungere qualche nuovo sim. Così da fare cose intrecciose. Basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Touch the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power.